Fonti reali di Buckingham Palace hanno affermato che la famiglia reale non sarà portata fuori rotta dal nuovo documentario del principe Harry e Meghan. La famiglia reale manterrà un approccio business as usual, poiché si dice che la serie Netflix uscirà questa settimana, affermano i rapporti. Arriva in un momento in cui si affermava che il principe William e il re Carlo fossero in colloqui di crisi sull'imminente documentario Netflix. Punto. Il Mail on Sunday ha riferito che ci sono state affermazioni secondo cui sia il re Carlo che la regina Camilla sono stanchi delle critiche pubbliche del principe Harry e Meghan alla monarchia. Tuttavia, una nuova fonte di Buckingham Palace ha affermato che la famiglia reale continuerà normalmente e ha affermato, non saremo portati fuori rotta dalle raffiche dall'altra parte dell'Atlantico. La fonte ha aggiunto, probabilmente saranno alcune settimane difficili, ma in realtà dopo cosa possono avere altro da dire? Inizierà a diventare uno spettacolo molto alla fine del molo se non stanno attenti, spacciando le stesse lamentele nei talk show e nei documentari. Sicuramente verrà un momento in cui anche loro si renderanno conto che devono andare avanti con le loro vite. Il resto della famiglia lo vuole sicuramente. Sebbene Netflix non abbia annunciato ufficialmente una data per il documentario, se non per dire che arriverà presto nel trailer rilasciato la scorsa settimana, è stato previsto che potrebbe uscire giovedì 8 dicembre. Questa settimana, sia il re Carlo che la regina Camilla dovrebbero essere impegnati con diversi impegni reali, e lunedì re Carlo promuoverà la comunità interreligiosa britannica a Luton. Il re incontrerà i leader della comunità locale e le organizzazioni di volontariato, tra cui il commissario per la polizia e il crimine del Bedfordshire Festus Hakim Buswai, che durante l'infanzia è stato sostenuto dal Prince's Trust. Tashi hanata o tsure salitai.